Ok, buonasera e benvenuti a tutti quanti. E siamo in compagnia questa sera a Gioca Safe, il podcast di Heroes of the Storm di Pwned.it, con gli Hyperactive. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Allora, loro sono i vincitori del secondo torneo di Heroes of the Storm di Pwned.it e questa sera intervistarli insieme a me abbiamo una new entry nel casting di Gioca Safe, che è Michaela. Alias Michaela, Ciao, ci buonasera a sei? tutti. Non mi Sono Erinni. Erin, ecco, non mi veniva in mente perché io, guardate, con i nick sono proprio negato, poi li storpio e poi la gente si Benissimo. offende e non è bello. Allora, Hyperactive, come va intanto? Siete, sono emozionati gli No, Hyperactive. è una domanda proprio No, nel senso, come, che state facendo in questo momento? Siete freschi di qualche torneo, di qualche ESL? Oppure l'ultima cosa che avete fatto è stato il Pwned Tournament? No, no, stiamo facendo. Vabbè, facciamo ESL ogni domenica, la Go 4. E adesso stavamo parlando che siamo qualificati al Monthly Final, sono i primi 16 team. E quindi sabato dalle 4 giocheremo anche col torneo. Comunque sì, ci siamo abbastanza vivi su ESL. Abbiamo finito di prendere schiaffi degli Annexo Sì, esatto. e partiamo bene a domenica. A sabato, scusate. Un po' di ritorno sul microfono. Comunque, giusto perché io sono un pochino ignorante in materia, nel senso che in realtà vi ho conosciuti solamente perché vi ho visto giocare a Heroes of the Storm. Se non sbaglio, voi venite da LOL, giusto? No. Ah, No. ecco, mi scusate, problema audio. Da Guild Ok, Wars io no, avevo ok. letto, arrivate da lì, no? Almeno un core del team dovrebbe essere da Guild Wars. O anch'io ho sbagliato completamente. Allora, più o meno così, il nome del team viene da Guild Wars, sì, perché l'avevamo fatto io e altri due ragazzi con cui giocavo. Però poi ho mantenuto il nome, il logo e ho rifatto poi il team qua in Heroes. Però lì i giocatori sono, non c'entra niente con quelli vecchi, diciamo. Sono rimasto solo io. E da LOL abbiamo R2D invece. Tutti gli altri da Dota o StarCraft comunque. Quindi comunque sia da già ambiente MOBA che anche da giochi completamente diversi, insomma. Sì, esatto. Sì. Beh, sì, più o meno tutti quanti abbiamo giocato più o meno in Ho giocato a figura. qualsiasi Sì, cosa. Ma avete esatto. sempre fatto competitivo o alcuni di voi hanno cominciato a giocare in competitivo con Heroes of the Storm? Ma più o meno, sì, dipende cosa intendi per A livello italiano penso sì, sì, sempre. esatto. No, io intendo, comunque sai, anche adesso magari forse in Heroes of the Storm si vede un po' di più adesso già le differenze fra le persone che insomma giocano al quick match rispetto magari ai team che cominciano un po' più a organizzarsi, mentre magari su altri giochi che sono un po' più, come dire, impiantati diciamo sul panorama dei MOBA come LoL o come Dota 2 esistono già da molto tempo, quindi sono molti più team che anche se magari non giocano in maniera impegnativa però conoscono bene la meccanica del gioco eccetera, mentre adesso per Heroes of the Storm è la fioritura, insomma stanno arrivando tante iscrizioni, stanno arrivando tante altre nuove persone che entrano con la beta, però quando assistiamo ai tornei vediamo che comunque ci sono dei gradini belli, belli alti, insomma, fra chi ancora lo sta giocando un po' for fun e chi invece ha cominciato a dedicarci del tempo e anche degli allenamenti, no? Quindi immagino che voi vi allenate molto durante la settimana oppure non avete bisogno. È un fan Dovremmo allenarci prodigio. di più. Sì. Ah, Dipende addirittura di sempre più. anche, cioè, dipende sempre di a che livello parti. Cioè, se parliamo di Italia, sì, è come dici tu, perché in effetti molti giocatori hanno cominciato molto dopo rispetto ad altri paesi. Però per quanto riguarda l'Europa ci alleniamo anche troppo poco, nel senso non siamo proprio allo stesso livello di molti altri team. Però ecco, ci proviamo, vabbè. La maggior parte dei team che sono sopra sono sponsorizzati, pagati, ci me lo fanno proprio come lavoro. Senti, voi ad esempio È più un anno.
partecipando al torneo di Pwned, vi siete confrontati, diciamo, con un po' quello che è la realtà italiana adesso, perché comunque anche nei tornei precedenti italiani a livello amichevole, comunque più o meno il numero di squadre che si incontrano sono quelle, alcuni sono nomi più o meno noti, altri invece sono gruppetti che si incontrano così, si formano per giocare senza nulla di competitivo in testa. Più o meno voi durante il torneo contro chi avete avuto più, non difficoltà, però vi siete trovati a dire cazzo, su questo ci dobbiamo impegnare, se no ci rischiamo di lasciarci la partita. Beh, sicuramente la semifinale. Sì, sicuramente la semifinale era un team, diciamo, sopra il livello della media, sicuramente. Come si chiama? Team Arena. Team Arena. Sì. Ha rischiato di perdere, ha fatto dei call un po' così, e alla fine ha detto vabbè, vediamo di non uscire, ci siamo ripresi un po', però sì, è stato quello il match più difficile. Team Arena che è stata una rivelazione perché era un team che si è formato credo in una settimana prima del torneo, hanno deciso mettiamoci insieme e partiamo e che comunque ha fatto dei numeri non indifferenti anche in altre partite. Quindi anche secondo voi ha delle potenzialità sto team? Sì, sicuramente. No, beh, ma anche loro poi li conosciamo, quindi nel Ah, ok, quindi senso, cioè, sicuramente, oddio, non li avevamo mai incontrati in partita diretta, quindi non sapevamo esattamente il loro livello. Forse all'inizio li avevamo un po' sottovalutati anche. certo. Però sì, loro sicuramente hanno potenzialità rispetto agli altri Ah, team, sei come contato hai in detto tu. Italia, penso. Sì, perché come hai detto tu, gli altri team sono quasi tutti gruppi che magari si sono messi insieme per il torneo, magari ogni tanto giocano insieme ma non si allenano, perché non è un gruppo, diciamo, fisso. Noi al Certo. momento c'è ancora un po' carenza qua in Italia. Che è un peccato perché in molti altri paesi invece è tutto l'opposto, Spagna, Francia, hanno parecchi team. Penso che cambierà comunque, è piuttosto accessibile come gioco. Sì, esatto, speriamo. Poi Cioè, diciamo che magari tutti. in altri paesi secondo voi è stato preso più seriamente, dico tra Probabilmente hanno virgolette, spinto un po' perché. di più all'inizio. Probabilmente hanno spinto molto di più all'inizio rispetto a te in Italia. Ma purtroppo molti in Italia pensano che, siccome è beta, non ci possono essere tornei, non ci possa essere una competizione. Ed è secondo me anche questo che frena un po'. Esatto. Ma sì, effettivamente comunque anche Blizzard nella sua idea iniziale quando lo lanciò disse: ah, questo è un giochino che facciamo noi così perché abbiamo del tempo da spendere su una cosa che ci piace, che ci diverte, e poi invece effettivamente hanno creato un gioco che forse va a calpestare i piedi anche agli altri MOBA in circolazione, anche se poi Blizzard non lo vuole definire un MOBA, lo definisce una Brawler Arena. Voi che ne pensate di questo? Ma no, non sapevo che la loro intenzione fosse quella di Ma fare sei un sicuro? giochino. Però boh, ha tutte le potenzialità per essere un e-sport questo. Per il quanto riguarda il discorso di calpestare i piedi agli altri MOBA, secondo me può riuscirci perché è un gioco semplice, accessibile, durano poco le partite. Io da quando sto giocando a questo gioco qua, vedermi fare un'ora di partita di Dota o anche 40 minuti, 30 minuti su LOL proprio mi passa la voglia. Secondo Certo. me su questo punto di vista può attirare parecchie gente. Comunque sì, no, perché prima sentivo che me lo chiedevano, ma è vero, cioè, adesso io ho detto un giochino perché volevo un po' ironizzare la cosa, però effettivamente loro quando lo crearono non pensavano all'idea che Heroes of the Storm entrasse nel, cioè non l'hanno pensato con l'idea di farlo diventare un eSports, poi lo è diventato perché comunque è naturale un gioco di questo tipo, magari anche loro che trollano, che dicono una cosa così, Beh, e poi come per sono dire, mamma ma spesa. World of Warcraft non è un gioco online, capito? No, poi sono sicuro, insomma, che quando uscirà anche la release ufficiale prenderà molta importanza. Chi di voi viene da LOL o Dota? Ah, io ero Dota, RGT da LOL. Anche E Legion in ma realtà, vedi, se perché era Dota qualcuno comunque. che veniva da LOL allora, non me l'ero Sì, inventato. c'era R, Ok. giocavo LOL. E quindi secondo te Giocato Starcraft. non ci sarà uno spostamento disumano di giocatori da League of Legends a Heroes of the Oh, Storm? disumano no, perché comunque la Blizzard ha già dichiarato di non voler investire sull'eSport. Cioè, nel senso, non vogliono fare una lega professionistica dopo il fallimento delle VCS. Giustamente anche perché forse non sono abbastanza bravi, non vogliono più investire
investire così tanti soldi, perché quello frenerà comunque molto. Però il gioco è molto accessibile, sicuramente secondo me può attirare molto di più una community come quella di LOL, per cui un pochino più casual rispetto a quella di Dota, ma in generale secondo me prenderà una buona utenza da entrambi i giochi se vanno avanti a fare le cose che stanno facendo. Già ad esempio il reward grafico del menu, tutte un po' di robe che hanno fatto, secondo me sono degli ottimi segnali e staremo a vedere, dipende un po' tutto da loro alla fine, di quanto davvero vogliono investire in questo gioco. Il bilanciamento sicuramente gli affezionati Blizzard, cioè io ad esempio all'inizio quando giocavo con i champion di StarCraft mi piaceva tantissimo, perché comunque giocare con un tasto da con cui metti Force Field è favoloso per uno appassionato del genere Blizzard, perché comunque molti affezionati torneranno secondo me. Certo, e qualche voce maligna dice che LOL stia correndo ai ripari proponendo nuovi modelli, proponendo nuove modalità di mappa, eccetera. Poi usciamo da questa sfera di disgressioni su League of Legends e Dota contro Heroes of the Storm, che comunque sono sulla bocca di tutti, però è giusto che anche chi ci segue magari dice gli IP Active che ne pensano. E quindi non so, secondo voi comunque non rimane intaccato lo strapotere dei MOBA che già esistono sul mercato? No, ancora da imprevedibile. Dota 2 non penso proprio, poi non so, cioè io zero veramente lo vedo abbastanza come un gioco tappabuchi per le giornate. Poi se si evolverà qualcos'altro, bene, la formula funziona, nel senso, partite veloci, spammabili tutta la giornata, però dipende da cosa cerchi, non c'ho. Cerchi la profondità, la complessità, no, non so se la trovi lì. Per quello non so se la gente di Dota, certo, ma Dota in generale ha avuto un'utenza, diciamo, più elitaria. È sempre stato uno dei giochi più giocati in modo World. Mai capito, perché comunque la maggior parte dei giocatori che giocavano all'1 aveva una versione piratata di Warcraft 3, quindi non si è mai capito in realtà quali fossero realmente i numeri. Però sì, sì. Non so, non penso ci sarà un grande afflusso da Dota. Più da LOL. Non credo neanche io, no, da Dota non più credo. Da LOL sicuramente, perché i giochi comunque, League of Legends è sicuramente più complesso, eccetera, però comunque ci skill shot molte... Non so. Pensate che magari le due cose possano coesistere, nel senso qualcuno a cui piace sia League of Legends che Dota Heroes of the Storm. Infatti a me piace sia Dota che Heroes of the Storm, che è difficile, sono tre giochi differenti. Esatto, sono tre giochi differenti per le peculiarità che ognuno porta. Cioè, io personalmente non penso che le persone possano davvero giocare due giochi contemporaneamente. Cioè, alcuni lo fanno, ma la maggior parte delle persone si concentrano secondo me su uno di due alla fine, per cui vedermi... poi dipende come lo giochi, dipende da dove vuoi arrivare. Ma anche se giochi casual, se vuoi giocare se lo giochi casual comunque hai ancora meno tempo rispetto a una persona che lo prende più seriamente, per cui quel poco tempo comunque assolutamente la formula la è E senti, torno un attimo al torneo perché volevo farvi ancora due domande su quello che avete fatto durante il Pwned. Innanzitutto a un certo punto io vi ho visto usare una composizione abbastanza particolare, che era un double tank e un double support più un ranged, che devo dire quella sera lì è stata la prima volta che l'ho vista, e poi mi ha fatto venire in mente subito la tier list, non so se la conoscete, quella di iDream, dei Cloud9, che stava circolando in questi giorni in rete e tutti ne discutevano. Voi avete preso ispirazione da lì o già era una cosa che volevate provare per voi e ci avete lavorato? Quello con Muradin, mi sembra di NTC. Muradin NTC forse. Muradin? Se siete Muradin NTC, Uther, Tirande... Stavo trovando un e Valla e com'è? Diciamo che Tirande non è proprio un zoo, cioè è un po' più uno standard e... sì, è uno tiri. Sì, molti adesso quanto riguarda la competition si basa sul fatto mura di Nuter Tirande su una, appena uno è fuori posizione lo stanno occhi e muore. Bisogna essere anche molto precisi con Tirande. Valla ti aiuta col danno. Per quanto riguarda le list che hai detto, poi è una tier list più che altro da solo Q, nel senso non
in torneo non la segui quando fai le competition, no? Nel senso del, durante il sì, infatti per quello io dico quando vi ho visto la mappa. Quando vi ho visto entrare con questa composition, mi sono detto, cavoli, è qualcosa anche di nuovo da vedere, rispetto alla composizione, insomma, tank, support e DPS. E inizialmente pensavo fosse magari un azzardo, magari fanno così perché stanno all'inizio, e infatti poi io speravo di vederla anche dopo, poi invece mi pare che vi siete assestati poi su una composizione più classica, di tank, support e vari DPS, insomma. Quindi secondo voi il tier... Ma se non sbaglio... Dimmi. No, volevo chiedere... No, dimmi pure, poi ti faccio un'altra domanda. No, dicevo... cioè, la composition la fai in base a come va il draft, no? In base a cosa ti bannano, a safe, certo. Speak, second pick, eccetera. Quindi, cioè, lì l'abbiamo deciso nel mentre... E abbiamo visto che due tank funzionano... Cioè, quei due tank lì funzionano bene. L'abbiamo giocato anche in qualche turno es... L'abbiamo supportato subito contro una volta, e quindi lì la scelta era stata... Avete preso ispirazione? Sì, esatto, la scelta lì diciamo era venuta da quell'episodio. Però in generale non si seguono le tier list, a parte magari i due top pick del momento. Ma in realtà può essere Illidan, visto anche quanto si evolve velocemente, è anche, esatto, difficile, esatto, fare una vera tier list, più che una cosa per attirare un po' di pubblico, fare un po' di, sì, esatto, boh, di scena, perché comunque è davvero, è praticamente impossibile, secondo me, allo stato attuale del gioco, fare una tier list che possa durare più di 4-5 giorni, in realtà una settimana, cioè ogni Go for Heroes ad esempio, esatto, si vedono pick secondo me diversi, Nazivo che veniva ignorato adesso viene tipo bannato, che adesso è tipo settimana top prossima meta, verrà ignorato di nuovo, cioè... Esatto. Sì, quindi Azmodan, Azmodan ad esempio, allora io sono per Tyrand e Azmodan, sono due eroi che avevo preso, e come li ho presi poi mi hanno detto no, ma cosa hai buttato via i gold. In realtà a me sono i personaggi piaciuti molto, specie Tyrand, ecco, che secondo me è una grande bistrattata. Perché una lancia fuori Tyrand? Eh? Ma perché anche tu sono magari sai, inizialmente la gente non... A me piace molto, secondo me è un ibrido tra un support, un champion che porta anche C al team, e in realtà ho provato anche a buildarlo un po' come DPS e funziona abbastanza bene. Sì, è che prima la gente, sai, piano piano impara anche a giocare, no? Imparano a fare questi eroi un po' particolari, a capirne l'efficacia, eccetera. Quindi anche Tyrande era molto ignorata, in realtà non è cambiata molto rispetto a prima. Non è che gli hanno fatto qualche buff e a questo punto è diventata giocabile. Semplicemente la gente ha capito come sfruttarlo al meglio, e in più anche proprio i cambi del meta, come diceva prima, sono così frequenti che alla fine, anche se seguono un po' le mode, magari, che ne so, un team l'ha giocato in un torneo, ha fatto bene, allora da quel giorno cominciano a giocare tutti, cioè, per, esatto, nuovo, cioè normale, fino a assestamento ogni volta, esatto, e che sì, fino a una settimana fa era l'eroe più ignorato del gioco, la gente si lamentava, continuavano a fargli le skin nuove eccetera, e nessuno lo giocava, adesso c'era sicuramente tra i top pick del momento ed è molto forte perché appunto te cominci a imparare a sfruttarlo, no? Eccetera. Sì, anch'io sono convinto del fatto che molti eroi, al di là delle patch che ne modificano insomma un po' le caratteristiche, quindi effettivamente magari ci sono dei nerf e dei buff, però sono anche convinto che molti eroi non vengono usati proprio perché si conoscono poco, e come dicevi te prima, magari non sono stati neanche reworkati tanto dall'uscita dell'alfa, e è solo una questione di conoscenza e approfondimento del gameplay. E comunque, tornando su Tyrande, piace molto anche perché poi è un personaggio che ti dà una visione incredibile su alcune mappe, è proprio, secondo me, utilissima. Esatto. E poi, come si diceva, potenziando la D, immagino tu durante la partita tu avessi preso la D con la velocità d'attacco aumentata al 40%, no? E fa diventare un po' una mitraglietta, divertente. Idem Azmodan, con la sua Q, il pallavolista, io ho sempre adorato, perché a parte che ha un colpo molto troll, vedere la gente che scappa e tu gli tiri la pallavolata in faccia e li vedi, ah! Però l'ho sempre considerato quasi un tank d'assedio, perché comunque è vero, è lento, c'ha questo raggio che è potente, però un po' lo tiene abbastanza ancorato a terra, però se supportato bene è devastante, insomma. Voi come lo vedete Azmodan? Lo picchereste? Ma guarda, non so, perché
ha un bel kit, ma non so, non mi convince molto, nel senso, con la CUDA 1500 danni fa paura vedermi così, ma non so, l'ho visto l'ultima Go For, che i team che l'hanno giocato non hanno performato molto bene, specialmente in team fight, anche se per esempio in un game aveva farmato veramente bene con la Q, faceva a livello 14-15 mi pare hitasse già un K, però non sono mai riuscito a sfruttarlo bene, probabilmente era magari era il team anche, non sapeva giocare, però ti dico, non mi convince tantissimo, molto più di prima sicuramente. In America magari lo sfruttano un po' meglio, perché il meta è un po' diverso, c'è molto più split push, però non lo so, tra i due sicuramente noi stiamo giocando Tirande e Asmodan ancora no, per esempio. Quindi, altri eroi che secondo voi sono bistrattati dalle tier list, anche se abbiamo detto che comunque non sono da prendere insomma come oro colato ma con le pinze, secondo voi vedete qualche eroe che è poco usato, che invece meriterebbe più risalto? Però al momento mi pare che gli unici eroi che non possono essere giocati siano Lily e... scusami, non Lily, Murky e Gaslow, e gli altri sono più o meno tutti nel meta in questo momento. Che possono essere... anche la Barbara si sta vedendo ora, i Fnatic l'hanno giocato spesso. Sì, cioè al momento ti puoi aspettare qualunque eroe piccato, tranne quei due lì probabilmente. Cosa che fino a... la patch scorsa non sarebbe mai successo, non avresti mai visto un pick di Asmo, un pick di Sony appunto, pick di Lily per esempio, cioè, contro i Tempo Storm l'hanno giocata al primo round Lily come secondo healer, quindi ti dico, io da una parte questo mi piace di questa patch, però non so, magari poi si assesteranno le cose un po' sì. Di più. Beh, Murky è già un po'. I Vikings non si sono visti ancora. Voi avete usato i Vikings nella finale, mi pare, giusto? Sì. Chi è che usava i Vikings? Io. Mega Mad Korean Vikings. Sì, beh, io gioco sempre gli stessi due eroi, che sono gli healer, perché gioco sul supporto e quindi volevo un po' cambiare. E tu, Kane, vieni da... Okay, vabbè. Vieni da StarCraft? No. Ah no, ok. No, io pensavo ai vichinghi, insomma, un po' da pianista il vichinga, Viking. Beh, ho giocato anche StarCraft, ma abbastanza casual. No, ho giocato molto a WoW, Guild Wars appunto. Cioè, giocavo più agli MMO io, in realtà. Vabbè, poi ho giocato a Hearthstone, con lì ho conosciuto Ace of Spades praticamente. E niente, ho fatto qualche torneo, avevo fatto top 10 in Europa due stagioni, poi però boh, il gioco di carte sul non mi ispira, diciamo, alla fine ho smesso di giocare. Capito. Poi, sì, poi comunque partivano parecchi soldi in quel gioco di carte. Sì, c'avevi la tentazione al pacchetto. Sì, ma lì erano proprio tanti, cioè, e devi, ti servi, cioè, se volevi giocare tornei, avere i mazzi, nel senso, devi per forza comprare, no? Non puoi farmare, poi specialmente se lavori, ma non basta farmare, io giocavo anche con Beams e lui, che anche lui comunque era abbastanza alto e non ha mai voluto spendere soldi e non gli bastavano le 12-13 ore che giocava per, diciamo, stare al passo senza shoppare, cioè, quindi... Basta, è infattibile, cioè. Devi spendere sì sì sì, certo, invogliare ma mai anche la Valve vabbè, insomma, comunque sono comunque giochi commerciali, ruotano intorno a quello, però c'è da dire che questo, il modello free to play si sta allargando parecchio, certo. Insomma, si è allargato fin troppo con il Dota 2, quindi. Cioè, se pensiamo comunque che al fatto che non compri, cioè, tu puoi giocare a livello di chiunque anche senza fare niente, poi se vuoi la skin. Sì, sì, beh, certo, però allora, sulle skin c'è da dire che comunque, cioè, molte persone investono molto sulle skin, perché noi diciamo sì, anche la skin, però è vero che ci sono tanti che a cui piacciono. Infatti mi pare che su Dota addirittura ci siano dei gruppi che le sviluppano anche, no? Cioè, anche tu come giocatore puoi proporla. Farla sviluppare, se viene accettata la... È comunque interessante questa
questo meccanismo che hanno creato nella community di LOL. Come? È un metodo per dare indietro, cioè tu giochi un gioco, ti compri due skin, dici ok grazie del gioco, ci passo molto tempo, quindi questo grazie, mi ci dico la scatola, insomma, no? Alla fine funziona così, però boh, cioè nel senso, però ci sono dei limiti più avanti, perché già sta andando fuori controllo la cosa. Sì, ma avete fatto venire in mente una cosa, anche se magari sembra che non c'entri molto, ma secondo voi... perché l'avevo visto in un video qualche tempo fa, Heroes of the Storm è un gioco che potrebbe essere portato sulle console? Lo vedete mappato su un joypad giocato dal divano? In teoria è fattibile, penso. Non so bene per il file per quando vedi, magari con gli analogici, non so, ma... o posizionare poi, diciamo, cose più fissati, è fattibile? È fattibile, secondo me è fattibile, non vorrei... cioè... The Mountain Flame Bait, ma sì, mi piacerebbe giocarvelo dal divano. Non sarebbe male, eh? Buono. Non so. Sei mai stato un amante di... Vabbè, non avresti la chat per flammare poi comunque. Sì, infatti, quella mancherebbe. Sentite, panorama competitivo, dicevamo prima, abbiamo parlato delle squadre italiane che più o meno secondo voi avete visto in torneo e hanno degli spunti che possono portarle a migliorare, eccetera. E però voi in generale la scena italiana del competitivo come la vedete? Cioè proprio non, al di là anche di Heroes of the Storm, voi che cercate di fare competitivo dovete guardare più all'Europa o in Italia c'è ancora qualche possibilità? O ancora si devono aprire possibilità più ampie? Boh, con l'avvento di Jack eccetera si spera in un cambiamento, in una spinta, però insomma la mentalità è quella che è, i mezzi sono quelli che sono, le connessioni sono quelli che sono. Si va sempre a entrare con la mentalità italiana del zero impegno, massimo guadagno. È certo. Così, purtroppo. Più che altro gli ultimi giochi che sono usciti, che sono comunque piatti, perché sono giochi sempre più piatti, se si va a vedere League of Legends, Heroes of the Storm, sono giochi che vanno sempre più verso l'annullamento. Cioè, che intendi? Perché se tu, nel senso, se tu vedi questo gioco che è godibile in 5, eccetera, c'è un minimo di profondità, eccetera, ma comunque le meccaniche sono ridotte all'osso, non ci sono oggetti. Esatto. Insomma, c'è l'obiettivo, ma per sempre stesse, Zero Pool comunque è un mob, ok? Quindi si ridurrà sempre a un terzo, un quarto di tutti i roi possibili. Cioè, alla fine Heroes of the Storm che cos'è? È un avere la migliore situazione dopo le lane, dare meglio gli obiettivi e eseguire meglio i fight. Perché alla fine non c'è altro, non è che c'è molto. Ce n'è, ma non ce n'è quanto mai si può essere nota, che sono situazioni diverse, sono più obiettivi, sono oggetti. Degli oggetti giusti, pare, insomma. Non mi sembra che ti piaccia molto Heroes of the Storm. No. è un'analisi oggettiva. Sì. Io gioco da 10 anni a Dota, da 4. Beh, tu ti aspetti che implementino un po' più di profondità nel gioco, oppure no, ti va bene? No, ma è giusto che sia così il gioco. No. Ti va bene piattone così com'è? Non è una critica mia. No, no, lo so, ok, ok. Infatti, oggettiva, nel senso... Ironizzavo, non ti preoccupare. È che è. E la formula, certo. Funziona. È godibile, estremamente godibile. Cioè. È un gioco dove comunque il map control è molto importante, quindi effettivamente se uno non è in grado di tenere map control, sì, beh, sono le meccaniche di questo gioco. Determinate scelte, insomma. Che sono... Non è proprio così semplice. No, non è più semplice, non è che altre meccaniche, non fronteggiamoci. No, perché... altre meccaniche. Meccaniche che E voi chi è che fa le chiamate? Tyros, okay. Di solito. Al momento abbiamo un po' un problema in quel senso, perché siamo stati abituati a giocare un po' in base, diciamo, al momento, c'è, cioè, chi chiamava, non c'è mai stato uno fisso. Ah, okay. ed è un errore, un po' che spesso ci porta. Però finché funziona, insomma, vuol dire che bene o male tutti sanno cosa devono fare. Funziona, no? Ma fino a un certo punto, cioè, potremmo fare molto meglio di come stiamo facendo adesso, ecco. Poi comunque se vogliamo fare qualcosa di più in Europa, dovremmo correggere appunto certi problemi, soprattutto che riguardano questa cosa qua. Non avendo appunto uno set color fisso, spesso si ritrova a eseguire le cose, le chiamate magari in ritardo, perché ci si pensa un po' di più, perché magari qualcuno la contesta.
e quindi perdi tempo, e quindi quei secondi persi fanno la differenza comunque in una partita. Beh, certo. Anche per esempio una decisione di, non so, incare un boss, se arrivi a finirlo magari quei 3-4 secondi di ritardo permettono al team di arrivare in tempo a contestarlo, no? Tutte queste problematiche. E poi non so, anche proprio un'idea di come giocare la partita, se giocarla in maniera un po' più aggressiva, un po' più offensiva, se sono in due a fare le call diventa un po' problematica. Comincia a intrecciarsi un po' di cose, insomma, a un certo punto. Sì. Forse è meglio avere un ruolo fisso per questo. Sì, infatti è quello che vogliamo adesso, chi è più adatto. Proveremo. Faremo un po' di prove tra tutti. Presto poi. Ciao, Dio. Dimmi. Vabbè, continua pure, ti chiedo poi dopo. No, dicevo. Al momento, vabbè, cioè, finché parliamo dei tornei italiani che sono stati, ovviamente noi avendo giocato da molto più tempo e comunque in maniera molto più seria, cioè c'è un parecchia differenza al momento, no, di livello, proprio di approccio al gioco, che magari è la parola più giusta. Di conseguenza, sì, anche con questi piccoli problemi noi alla fine ce la caviamo, no? In queste partite magari compensi con altre cose, però già quando giochiamo in Europa trovi gruppi molto più organizzati del tuo livello. Quindi queste cose qua fanno proprio la differenza tra una squadra e l'altra. Ma quindi secondo te la differenza che c'è, diciamo, fra gli hyperactive e la scena europea risiede appunto in questa diciamo limatura su quello che sono le call, eccetera, o proprio c'è anche proprio un modo diverso di giocarlo? Un modo diverso di vedere il gioco, di edizione, di impegni, una roba. Capito. Dipende dal tipo che hai da dedicargli. Noi il tempo è quello che è, lavoriamo, nel senso siamo un gruppo amatoriale. Quanto si allena l'hyperactive a settimana? Ma saranno 4 giorni a settimana, 2 ore al giorno, cioè tutti e 5, perché poi vabbè giochiamo tanto, magari anche soli, no? Capito. Però sì, tutti e 5 meno paio d'ore, 4 volte a settimana. E com'è secondo voi? Voi vi allenate, vabbè, a volte tutti insieme, a volte ovviamente farete anche Lega Eroi, eccetera. Com'è la situazione Lega Eroi secondo voi? Cioè si vedono già dei talenti? Dei talenti in che senso? Giocatori? Sì, dico, cioè io vedo all'inizio a Lega Eroi, proprio alle prime, diciamo nel fondo a livello 50 vedi un po' di tutto, poi man mano salendo, adesso io non so voi a che livello siete arrivati, chi è il più alto in Lega Eroi di voi? Uno penso, qualcuno RGT uno, no, poi c'è nel senso sì, Tyrus e RGT sono quelli che com'è il livello secondo voi del, nel senso il talento dei giocatori che si trovano poi nei gradini più alti insomma della Lega Eroi? Ma più che Lega Eroi farei riferimento ai giocatori che giocano più piccoli i tornei, perché nel senso Lega Eroe cioè alla fine è una solo queue, boh, dipende anche da quanto giochi, come non giochi, se gioco solo queue, un gioco come questo non so, esatto, sì, ti dico, come mi dici di talento, comunque tra i giocatori diciamo un po' più di livello al momento li trovi proprio quelli che vincono i tornei, che poi magari Lega Eroi neanche la giocano, no? Perché certo, si allenano, fanno scrim, quindi non li vedi da lì, li vedi dai tornei. Per esempio appunto tutti i membri del Nexo, tutti i membri di 3D Max, fanatiche, di cui tra l'altro giocano, in cui giocano due ragazzi italiani, uno che giocava con noi negli Hyperactive, aveva partecipato anche al primo torneo Pwned, Kesil. Loro comunque sono sono i tre top team al momento, anche LCDL, mi pare si chiami, un altro team spagnolo. Sì. Quindi li vedi da lì, cioè i giocatori, quelli che proprio dici, ok, devo imparare da adesso, devo fare un po' più come lui, no? Che posso seguirlo. Ma in Lega Eroe, non so, dipende anche come giochi. Ci sono quelli che giocano in due, o quelli che giocano in tre, o quelli che giocano solo in cinque, no? Quindi è difficile capire. Che è molto, molto relativo. Esatto. Poi vabbè, il rank è proprio inutile, nel senso, cioè, chiunque arriva a rank 1, basta. Questo non è vero, cioè. Ma dai, cioè, basta, dovrebbe bastare addirittura
dovrebbe bastare addirittura il 49-48%. No, ma io ti dico che... no, ok, certo, però ti dico che c'è molta gente che è ferma a più bassi. Beh, ma questo è ovvio. Beh, perché non puoi fare la differenza. Come me, ad esempio, vabbè, che io ci gioco, ho poco tempo per giocarci, quindi sono sempre 47, 48. Non riesco... Però dici che è una questione di tempo, cioè se mi metto lì da stasera fino a domenica... Basso sarebbe forza, ne prendi 200 punti, ne perdo 80. Ma dopo, certo. Dopo in alto, tipo da 12 in su, quello che vinci perdi di solito. E come più così è difficile fare la differenza da solo, perché comunque è tutto basato sul tuo team, eccetera. Comunque, una cosa che il sistema, ovviamente, in verità, tu inizi a prendere e a perdere lo stesso quando arrivi al rank che il sistema reputa giusto per te. Quindi potrebbe essere anche il rank 30 che inizi a prendere e perdere uguale. È quello che molti non consigliano. È un po' come il... un po' come era il ranking su World of Warcraft con le rene, tu dici? Esatto, cioè che... esattamente lo stesso sistema. Cioè, tu hai il tuo MMR e il tuo rating, sono cose separate. Quando MMR e rating arrivano più o meno a un livello simile, inizi a prendere e perdere gli stessi punti. E ad allora prendi molto più di quello che perdi. Certo. E una cosa, adesso noi abbiamo... Dimmi. No, basta, non ti interrompo. No, dimmi, ci mancherebbe. È una favolata. È importante. E, no, volevo dire, perché, parlando di ranked, poi torno indietro e penso anche a tutte le persone che adesso entreranno in gioco. E noi ultimamente abbiamo fatto un giveaway, quindi altre 50 persone, 50 dall'altra parte, insomma, cominciano a entrare nel Nexus e cominciano a imparare a giocare. E magari alcuni di loro vorrebbero pensare al competitivo. O comunque a giocare in una squadra, eccetera. Il consiglio degli Hyperactive per chi vuole cominciare a pensare a giocarci in maniera più sempre seria, tra virgolette, non so come dirlo, come si dice, Michela, seria in un gioco? In maniera più impegnativa? In maniera più competitiva? No, competitiva. Che consigliano gli Hyperactive? Cioè, avete qualche consiglio da dare a chi è appena entrato e ha deciso di impegnarsi un po' più nel gioco? Di trovarsi i quattro mini che hanno una sede di giocare in serie come lui e di giocarci insieme, e al massimo si allarga gli orizzonti, si trovano altre persone, eccetera. Provate ad avere intorno persone che la pensano come te, che si vogliono impegnare come te, e non c'è niente di peggio di avere gente intorno in cui si impegni e gli altri non ti seguono. Certo. È la prima cosa, secondo me. Poi dal punto di vista tecnico invece si diceva prima, vabbè, una persona che faccia le chiamate, quindi ci vuole una sorta di leader che guida la squadra. A differenza, io magari ho un'esperienza anche minore, però su questo magari Michele mi può dare una mano. Su League of Legends, ad esempio, io ho giocato poco, però non mi è mai sembrato di sentire delle chiamate, almeno non come su Heroes of the Storm. Cioè, è vero che c'è un po' di differenza e... Ecco, io trovo questa differenza, nel senso che ritornando anche poi al discorso di prima, io da solo lo vedo più come un gioco dove effettivamente se non si gioca in team è difficile arrivare a un risultato. Non c'è quella persona che ti carry la partita tantissimo, per cui il gioco è appiattito. Ma questo è un bene o un male, cioè è un bene. Si può essere un bene o male. Effettivamente è un gioco dove esiste una solo queue è un po' limitante, perché se io volessi giocare sempre da sola e non avessi un team, mi troverei magari delle volte con delle persone che non riescono a portare avanti la partita e quindi magari rimanere sempre nei livelli più bassi perché sono sfigata e sempre un team. È un po' troppo RNG secondo te, Heroes of the Storm? Quella è tutti MOBA, quella è la piaga di tutti MOBA. Non lo so, perché per esempio su League of Legends noto che ci sono magari dei champion, dei ruoli che possono permetterti comunque, cioè anche se tu ti fa schifo, ma fino a un certo livello. Bene, allora, fino a un certo livello. A un certo livello. Sì. Oh, qua, comunque... qua si interrompe per io, ma... No, penso che proprio all'inizio. Quella finestra. Mi è capita anche adesso, cioè io gioco anche del suito The Storm, sono anche di livello molto basso, mi vergogno a dirlo. Comunque, se provo a giocare da sola mi rendo conto che non ce la puoi fare se il tuo team non ti segue. Vabbè, ma sì, beh, lo capiterà sempre, cioè, nel senso... È aggravato dal gioco.
Esatto. Già nel MOBA è difficile, cioè non fai di farlo, sei ranking alto, comunque avrai sempre 4 mini un po' così in team, no? Però se gioca già così, No, ma io penso che sia anche al momento, probabilmente proprio la mentalità che c'è, perché anche molti si sono avvicinati ai Resolve Strong pensando sì è simile a Dota, sì è simile a League of Legends. Ma infatti secondo me sono proprio con quella mentalità inquadrata. A me manca la voice chat in game soprattutto, che permetterebbe di coordinarsi meglio. 2015 sa bene se è possibile. La voice chat non c'è neanche in League of Legends, quindi io ho paura che non la metteranno. In un gioco come League of Legends ping possono bastare, cioè se uno è un po' attento alla mappa e quello che succede, anche un ping dovrebbe funzionare. Ma il ping mentre sei impegnato a fare altro magari non lo vedi, non lo senti oppure lo ignori. Se ti senti qualcuno che ti parla e ti dice vieni qua, è già più, già permette di coordinarsi meglio. Sì, sono d'accordo. Poi appunto, vabbè, adesso la gente non ha idea di cosa fare, ma anche mettici che è un gioco nuovo, mettici che comunque ci sono molti più nuovi giocatori rispetto all'alfa, no? All'uscita dalla beta. Quindi si nota molto di più questo. Prima io mi ricordo in alfa, vabbè, magari quando ho iniziato a giocare io, che c'era molta meno gente, si stava in coda molto più tempo per iniziare a giocare. Però a parte il pagamento. Sì, a parte i flame che erano inesistenti praticamente. Però la gente proprio collaborava di più, non so, magari giocava anche da un po' più tempo quelli che avevano la chiave e magari c'era sempre quello che più o meno sapeva cosa fare, no? Non andava da solo, non farmava le lane come negli altri MOBA, che non serve a niente. Adesso c'è un po' di anarchia in questo senso. Invece al momento sì, esatto. Adesso ne vedi già molto più di questi personaggi, ma penso sia una questione appunto che sono quasi tutti nuovi giocatori, alla fine... Sai, magari arriva un giocatore comunque abbastanza bravo, no? Tecnicamente, sale di rating abbastanza velocemente, e ti li ritrovi nei game, no? E succede parecchio. Cioè, se fai solo comunque chiunque di noi fa solo Q, in questi giorni esce cioè, con i capelli bianchi. C'è il Rambo, ci sono i Rain o il Rambo. Non ho ancora capito se effettivamente il matchmaking sia... abbastanza accurato o ancora abbia qualcosa da sistemare, non riesco ancora a capirlo. A me personalmente capita di fare spesso dei quick match dove mi trovo, che ne so, tre tank, un DPS o addirittura magari solo DPS e mi sembra strano, insomma, perché adesso il numero di giocatori dovrebbe essere maggiore, quindi anche gli accoppiamenti più vari. Sì, però allo stesso tempo c'è anche l'Hero League di mezzo che un po' toglie i giocatori alla quick match, no? Ah, anche questo è vero. Cioè, da quello che so io, il sistema cerca sempre di darti comunque un support e un tank, no? Del team. Però se non trova entro un tot, te ne mette uno il primo che trova, no? Idem è quando cerca persone del tuo MMR. Se non trova, dopo mi pare 5 minuti di coda, ti mette con i primi che trova per non farti stare in coda. A caso, perché veramente a me sono capitati dei team che ti dico fermate. Cioè. Una volta... Infatti superati i 5 minuti inizia la bizzarro queue. Sì, no, ma cioè, no, 4 tank una volta e un support, esatto. È stato veramente difficile. Era come correre nella melassa proprio a livello di danni. E sempre parlando di Lega Eroi, secondo voi la decisione, almeno momentanea, di Blizzard di non voler inserire il ban all'interno della selezione? Secondo voi è una scelta oculata? Blizzard lo fa come per dire tutti i personaggi vanno bene, tutti gli eroi sono performanti, oppure vi aspettate insomma che venga inserito il ban come strumento? Io penso verrà inserito. Ora ci sono pochi eroi, poi loro hanno dato una motivazione dicendo che non volevano allungare, no? Il tempo delle partite, non volevano superare i 20 minuti di media, però penso sia più una questione che ci sono pochi eroi e ovviamente ora il bilanciamento è quello che è, sai, è una cosa, sai, uno quando ti ritrovi, che ne so, in tutti i game bannato sempre lo stesso eroe, si crea un problema in più, no? E quindi per il momento penso Uther che voglio Uther su tutti? non credo. Cioè, Uther non, no, io non lo bannerei. Per esempio, adesso bannerei Hammer,
tutte le partite. O Illidan in tutte le partite solo Q specialmente. Vabbè, ci sono certi, ci sono eroi che in solo Q sono molto più pericolosi di altri magari in torneo, no? Cioè lo stesso eroe può essere in solo Q devastante e in torneo magari lo puoi ignorare. Come può essere, che ne so, in solo Q molto forte Stitches, ma molto molto molto, molto forte Stitches, mentre magari in torneo puoi anche ogni tanto lasciarlo, no? Perché alla fine certo. Stai attento, si gioca in 5. E sugli eroi nuovi che probabilmente Blizzard aggiungerà adesso, beh, i Lost Vikings ormai ci sono da un po' e sono stati provati, sperimentati. A proposito, loro secondo voi rispecchiano un po' le aspettative che avevate, oppure vi hanno deluso, oppure anzi ancora di più Vikings? Come, scusami, sto facendo la domanda che stavo leggendo. Dicevo, i Lost Vikings hanno conformato le vostre aspettative oppure vi hanno deluso, non sono l'eroe che vi aspettavate? Guarda, non l'abbiamo provato molto, per darti una risposta concreta, però altri team l'hanno fatto e non sono molto entusiasti, quindi non so, poi sai, è lo stesso discorso che dicevamo prima di Tirande. E Asmodan, certo. Magari poi non lo so, sarebbe da far provare a Ciano, visto che lui è abituato a questi tipi di eroi. Ma se tu l'hai giocato in torneo, vero? Sì, io l'ho giocato. Beh, ma senso, no, cioè, era per sapere le tue opinioni proprio personali su. No, beh, è molto divertente. Io giocherei Chunk in solo Q, lo gioco ogni tanto. Perché è molto divertente. Però appunto, se parliamo di un eroe forte e applicabile in torneo, se parliamo di eroe da solo Q può andare bene. C'è un giocatore al team, come pare si chiami, che gioca solo Vikings da quando è uscito e comunque ha un bel win rate, per cui ti dico, funziona sicuramente molto meglio di altri, però il fatto è che oltre a far danno, quindi o lo sfrutti nell'early game, nell'early phase, quindi arrivi al 10 in largo anticipo rispetto ai tuoi avversari, oppure è abbastanza sprecato perché poi non ha questo grandissimo danno, sono dei melee in team fight, se vengono focussati vanno giù abbastanza rapidamente. Sono i palloncini, pup, esplodono. Sì, quello. Invece, senti, hanno un vantaggio numerico dalla loro parte. Sì, anche quello è vero. Anche hanno un vantaggio, numerico dalla loro, sì, parte. Insomma, sono comunque 3 contro 1. Sì, sì, però sono un quarto di un eroe. Non sono neanche. Infatti, quando muoiono danno, ti appare nel tab, no? Ti appare 0.25 di una kill. Quindi sì che sono 3, però per funzionare bene non ti fai, devono essere tutti e 3 attaccati, sì, certo. Invece senti, quindi, sappiamo che il prossimo eroe che Blizzard annuncerà e comunque inserirà nel gioco molto probabilmente sarà Sylvanas, che dovrebbe essere uno specialista. Ci sono altri eroi che a voi piacerebbe vedere nel gioco? Venendo anche da altri giochi della Blizzard. Ma guarda, io vorrei altri support, ma è indifferente da chi giocare, io non sono molto fanboy in quel senso di proprio. Sì, Sylvanas ormai vorrei vedere perché da un po' che ne parla. Forse al PAX lo annunceranno. Anche delle abilità interessanti. Sì. Però non so, forse ecco, forse cae il tasso di Warcraft, mi piacerebbe vedere, ma più per un fatto che giocavo molto in Warcraft su Dota. Ah boh, sì, forse Archimonde sarebbe figo da vedere. Interessante. Quello di, insomma, il boss maligno di Warcraft 3, o non so, di World of Warcraft, non so, la LoL. Ho giocato Warcraft 3 e basta, sarebbe interessante anche lui. Tu a WoW non hai giocato? No. Se sei il primo player italiano che non mi conosco, che non mi piace, che non una monoclick sdraiati non fa. Beh, sapevo. Vabbè, c'è qualche altra domanda? No, stavo chiedendo a Tyrus se anche lui, si era mutato il microfono, se c'era anche per lui qualche eroe che voleva vedere. E ma credo, allora, che non sia proprio vediamo. World of Warcraft c'è. Ah, tu c'hai la lista proprio. I miei preferiti alla fine sono Kal'thas,
Kratos, come ha detto Kaino, Sylvanas che stanno per metterla, quindi sono abbastanza contento. E anche Rexar, però almeno aggiungono anche qualche DPS Ranged. È vero, Rexar, non c'è. È vero, c'è Rexar. Sì, è uno tra quelli papabili, insomma. Poi c'è la famosa lista russa. Ecco, vorrei un support di Diablo. E Diablo so che inseriranno il macellaio. Ma non ci sono warrior di StarCraft in gioco, oltretutto. Come? È vero. C'è nessun warrior di StarCraft in questo momento. Chi ci metteresti? Non lo so, non conosco abbastanza per dirti il lore di StarCraft, per dirti... Chi? Ciano? Non saprei neanche nominarti un warrior, nel senso. Non lo so, sto pensando. Ah, ok, scusa, pensavo avessi nominato qualcuno. Non è che ce ne sono molti, ovviamente, cioè... Darger non è che sono grosse Muriska, c'è già magari mettono una Muriska eroe anziché magari un Larker, non so, un Larker del genere. Allora noi siamo quasi alla vai, dimmi ho interrotto qualcuno. No, ma vai tranquillo. No, dimmi, te l'ha venuto in mente un altro eroe. Come prima. No, dicevo che nel trailer della beta c'era, quando ballavano tutti gli eroi alla fine, sì, c'era qualche eroe di quelli che metteranno. Sì, infatti c'era. Poi c'è anche il famoso, i prossimi dovrebbero essere quelli di Diablo, mi sembra. Sì, c'è il macellaio, mi pare, che vogliono inserire. E il re Leoric. Ecco, bravo, il macellaio. Ah, Leoric. Anche se però questi due eroi mi sembrano un po' due eroi da stile guerriero, però non lo so, magari uno lo metteranno come assassin o come specialist, non ce li vedo proprio come support nemmeno, però se no da Diablo finisce solo che ci stanno eroi guerrieri sostanzialmente, cioè Sonya, c'è Diablo, se anche il macellaio e le Oryx saranno guerrieri, probabilmente sarà meno speranza per StarCraft. Dovrebbe essere support, no. Mette una specie di paladino, mi sembra. Sì, ho visto le abilità, però anche lì mi sembra che abbia delle abilità. Adesso non ricordo il nome, però mi ricordavano un po' il tank anche lì. Sì. Ah, solo tank. C'è balla, c'è... Oddio, non so, Diablo chi c'è? Non ricordo bene. Beh, c'è Tyrell. Sonya. Vabbè, sono tutti warrior. Sono tutti warrior. A parte Valla, sono tutti warrior. Infatti, che ne so, potremmo aspettarci un macellaio su. C'è uno specialista, è Witch Doctor. Sì, c'è Witch Doctor. Ah, Asmodan, che è Asmodan. Lo specialista. Ce n'è un po', ce n'è. Sì, ce ne sono. Ce n'è. E io invito quelli che sono in chat, se hanno... ma vedo che già Tyrus stava rispondendo alle persone che chiedevano, e parlavano di ESL, quali sono gli impegni futuri degli Hyperactive, cosa vi aspetta nel prossimo mese, insomma, partecipate sempre agli ESL e avete anche qualche altro torneo in ballo? E allora abbiamo, vabbè, l'ESL domenica più o meno lo facciamo. E ora ci siamo qualificati al pelo per la finale mensile, quindi saranno i 16 team con più punti del mese che si affrontano in partite best of 3, a eliminazione diretta. Mm-hmm. E speriamo bene, anche se al primo turno ci prenderemo uno dei team più forti d'Europa, quindi dovremo impegnarci. Dove vi possiamo seguire se vogliamo seguire le vostre eroiche gesta nel Nexus? Avete una pagina Facebook? Allora, Kaldor sicuramente streamerà il torneo, però cioè, non sappiamo se streamerà il nostro game. Cioè. Certo. Non so quali altri caster dovranno esserci. Se no, non lo so. Ma voi avete, avete una pagina Facebook, avete una pagina Twitch dove streamate le vostre partite? Allora, abbiamo una pagina Facebook. Tra l'altro abbiamo fatto un giveaway stasera, quindi se vuole darci un'occhiata tra un guarda po', se mi passi i link te li spammo in chat o se volete spammarli voi direttamente. Allora sì, lo spammo, però l'ho messa. Ah, questa sì, è la pagina Facebook. Questa è la pagina Facebook e poi c'è il mio canale, lo sto streamando io perché mi sa che sono l'unico con una connessione decente, c'è anche Ciano, potrebbe farlo in futuro. Questa cosa sta diventando discriminante, sì, in Italia. Questi sono i grandi problemi italiani, purtroppo. Sì. Se devo scegliere tra quello e il ponte grandi limiti.
rispondo su Facebook. Esatto. Sono stretto, era più importante. E invece il canale su cui streamiamo è questo qua, che è il mio. E il link è quello, se mai. Che è, allora, Twitch TV / Hyperactive _ e poi Facebook è Hyperactive Team. Sì, ok. Voi dite, avete detto che state facendo anche un giveaway, che è aperto ancora o se è già concluso? Sì, è ancora aperto. È ancora aperto. Basta mettere mi piace alla pagina. Alla pagina sellout. Andremo. Con i sellout, con i like. Sì, devo essere boss. Raggiunti i 100, ne diamo una, raggiunti i 150, ne diamo anche la seconda. Quindi sì, è aperto. Bene ragazzi, io credo di avervi chiesto tutto il possibile e anche oltre. Non so se c'è Michele che ancora vuole chiedervi qualcosa. Michele, secondo no, me... direi che ci sono. Vi abbiamo prosciugati. È stato molto interessante, direi che abbiamo chiesto tutto quello che potevamo chiedervi, credo, sì. Allora, noi vi ringraziamo uno per aver partecipato al torneo e speriamo di vedervi anche nel terzo e vediamo se qualche squadra riuscirà a mettervi un po' più in difficoltà. E ringrazio gli Hyperactive che sono stati qua con noi e ci hanno raccontato molto di loro. Questo video poi sarà disponibile su YouTube e quindi potrete rivederlo se non avete avuto occasione di vederlo live. E ringrazio anche Micaela che è stata qua con me e spero che torni anche nei prossimi podcast. E ricordo che è certo che ti vogliamo, perché non dovremmo volerti? Siamo già tutti appassionati. Vi ricordo che domani sera, sempre qua su questo canale, ci sarà Biscaf con il suo rotto. Biscaf rompe il meta la gente. Si parla di Hearthstone e se anche qualcuno di Hyperactive ha giocato Hearthstone e vuole provare a vederlo, è divertente e insomma vabbè, seguiteci. Grazie ancora di Hyperactive e grazie a voi che ci avete seguito. Grazie, ciao. Grazie, ciao.